Salve a tutti, nell'ultimo blog su Medici Italia ho portato, ho rappresentato un articolo, uno studio effettuato da colleghi italiani in cui si evidenzia come bassi livelli di testosterone e testosterone libero predispongono più facilmente l'uomo ad ammalarsi o, ancor meglio, a purtroppo subire le complicanze da infezioni di coronavirus. Questo articolo sembra contrastare con quello che era il trend degli ultimi tempi, in cui si era evidenziato che addirittura i farmaci che curano il carcinoma della prostata e quindi i farmaci antiandrogeni, quindi i farmaci che abbassano il testosterone, rendevano l'uomo meno suscettibile a progredire della malattia. L'articolo che ho proposto chiaramente contrasta, perché nell'articolo precedente si creava un po' un binomio basso testosterone migliore difesa contro la malattia. In questo studio invece attualissimo si evince il contrario: bassi livelli di testosterone predispongono a progredire della patologia. E onestamente mi sembra giusto sposare questo tipo di messaggio. Per quale motivo? Il testosterone è un ormone che migliora anche la risposta della immunomodulazione, è un ormone, un neuroormone tutto sommato, e abbiamo visto quante funzioni possa avere nel nostro organismo. Sicuramente bassi livelli di testosterone riducono anche le nostre difese immunitarie e quindi non possiamo non essere d'accordo che quando l'uomo è soggetto ad un livello di testosterone non ottimale per la sua fascia di età, questo può predisporre a infezioni, non per ultima l'infezione da Covid. È un messaggio che non vuole essere assolutistico, sicuramente gli studi sono in itinere, però come andrologo ci tengo sempre a informare la persona e a mandare come messaggio il fatto che il testosterone e gli ormoni precursori o derivati dal testosterone sono fondamentali per un equilibrio psicofisico nell'uomo. La donna, con il suo ginecologo, affronta spesso delle terapie sostitutive per un suo benessere fisico e sessuale. L'uomo non ha ancora, almeno qui in Italia, diciamo, questa attitudine. Quindi è mio compito, mio piacere invece iniziare a informare su quanto il testosterone, chiaramente plasmato e adattato alle esigenze di una singola persona, sempre solo con finalità terapeutiche, possa migliorare la nostra qualità di vita. Con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata.